chiamo Pasquale Rotolo, sono di Monopoli. La mia professione è tecnico della tostatura ed elaborazione di nuove miscele. Monopoli è una cittadina molto bella, bagnata dal mare, e la gente è molto calda e molto socievole. Meu nome é Silvio Leite, eu sou um brasileiro, classificador e degustador de café e trabalho nas competições de café internacionais, selecionando os melhores cafés produzidos em todas as regiões do mundo. Eu nasci no Brasil, no interior do estado de São Paulo, numa cidade pequena, e aonde eu sempre tive um contato muito extremo com os produtores de café. Ero molto piccolo quando la prima volta ho avuto contatto con il caffè. Ma in una piccola fattoria di un mio zio ho cominciato ad avere contatto con il caffè e mi sono subito innamorato. Quando eu era criança, ainda muito jovem, eu via plantação de café, eu via sacas de café e eu tive a oportunidade de tomar minha primeira xícara de café. Quando eu peguei aquele sabor, aquele... eu gostaria muito de trabalhar com café quando eu for adulto. Eu dediquei toda a minha vida em selecionar os melhores cafés. E esse trabalho proporciona a muitos produtores uma diferenciação nas suas vidas quando você prova e elege esses cafés como entre os melhores do mundo. Nella lavorazione del caffè ci sono tre elementi importantissimi: l'orecchio, io la chiamo la musica, i profumi e la visione. Nella mia vita ho avuto due passioni. Una la sto portando ancora avanti dopo 36 anni, che è quella del caffè. L'altra è stata la musica. O preparo de um café muito especial é extremamente importante. No processo, como você colhe, como você processa, como você faz a secagem, mas depois, principalmente, como você faz a torração. No momento quando o café vem tostado, é importante conhecer as temperaturas, conhecer os vários gradi de color que o café raggiunge fino a quando é tostado. Questo è veramente quello che dà un tocco diverso a tutto questo progetto. È il tocco dell'espresso. E nesse desafio nós encontramos um outro maestro, que é o Pasquale, e que juntos estamos elaborando uma mistura que é para ser consumida da forma tradicional. É o café para a próxima geração, é o café para o século 21. Io e Silvio amiamo questo lavoro. Lui cura la parte della piantagione, della selezione del caffè. Io curo la parte tecnica della lavorazione e insieme questo amore per il caffè si unisce e nasce il brand Il Maestro. In un blend di caffè come è Il Maestro, você tem diferenti tipi di grãos che na proporzionalità differente proporzionano un risultato perfetto entre aroma e sabor. Questo progetto Il Maestro è qualcosa di veramente grande e di veramente, vogliamo dire, poetico. Esse è il grande risultato di un'orchestra, è la miglior musica. E in questo caso, noi colocamo in frente di tutti il blend È il Maestro, come la miglior definizione e il miglior risultato che noi possiamo fare in qualità di caffè.